Ciao a tutte ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Finalmente torniamo ai video di shopping, di fashion, di moda. Finalmente abbandoniamo i soliti prodotti, prodottini, make up e poi facciamo un bel video sulla moda. Allora, ho acquistato sia da Zalando che da OVS e adesso io premetto che ho già spacchettato perché al lavoro faccio il turno del pomeriggio e quindi quando sono arrivata a casa erano le 10 di sera, non ero in condizioni diciamo ottimali per girare un video e quindi ho scuriosato e stamattina mi sono un attimo risistemata, ve li faccio vedere. Allora, premetto che è tantissimo tempo che non compro delle cose per me. Ho preso anche qualcosa per la piccola, però vorrei cercare di sistemare un po' il mio armadio. Ho già fatto pulizia, ho buttato il mondo, quindi adesso non ho niente da mettermi e sto incominciando pian piano. Questo sarà una lunga, lunga scia di video sull'abbigliamento. Scrivetemi qua sotto se vi piace questo tipo di video. Se avete qualche prodottino da consigliarmi, prodottino, abbigliamento, accessori, qualsiasi cosa che volete consigliarmi, scrivetemelo qua sotto, lasciatemi un commentino, se vi piace il video un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i futuri video. A proposito di moda, prima di farvi vedere che cosa ho comprato, vi voglio far vedere come sono vestita, a proposito del fatto che non ho più niente nell'armadio. Allora, questa è una felpa, adesso ve la faccio vedere tutta intera, che ho comprato quando ero incinta perché mi serviva una felpa oversize che non fosse troppo gravidanza, tra virgolette, perché ero ancora all'inizio, e quest'anno l'ho rimessa. È una felpa che ho preso da Tezenis, grigia, garzata, vedete, grigio chiaro, e poi sopra, ve l'avevo già fatta vedere quando l'avevo comprata, ho questa, c'è questa retina, vedete, non è disegnata, ma proprio una retina, applicata sopra con questa scritta che è in merito a Cenerentola, la scarpetta di Cenerentola. Poi sotto, scusate, devo spostare il telefono, sotto ho un paio di jeans normalissimi, vedete, a vita bassa ancora, anche se adesso vanno di moda più quelli alti, e sono della, se mi ricordo bene, sì, della Guess, sono stretti sotto. E poi ho abbinato questo scarponcino che avevo preso in magazzini Nico ancora due o tre anni fa, comunque ancora carino, marrone, scusate l'inquadratura, marrone con le borchiette ramate, stile un po' vintage. Lo sto riciclando, gli ho rifatto fare anche i tacchi perché l'avevo pagato 80-90 euro, mi scacciava solo perché aveva il tacchetto rovinato buttarlo, e quindi così sto cercando di cambiare anche look. Scusate un po' la pettinatura, ma non sono stata stamattina a pettinarmi un granché perché tra mezz'oretta devo andare al lavoro e metterò la cuffia, quindi avrò i capelli tirati indietro così, tutti arrotolati, e quindi poi non è che sto a farmi la messa in piega per poi portare la cuffia 8 ore. Quindi vabbè, ho spostato la riga in mezzo, quindi questo non è, scusatemi se mi vedete un po' che non c'entra niente tanto sto ciuffo col resto che è un po' scollegato, perché sto cercando di vedere se mi piacciono di più con la riga in mezzo. Naturalmente una riga quando avrò insomma la scalatura che torna, perché la prossima settimana voglio andare dal parrucchiere a fare la crescita, perché ho già i capelli un po' bianchi, devo fare la crescita e voglio fare delle altre mesh chiare, che vedete qua se ne vedono poche, vorrei schiarirli e farmi fare un taglio che stia bene con la riga in mezzo, quindi fatemi sapere se vi piace di più con la riga in mezzo o come vedete di solito con la riga da una parte. Premesso che faccio dei video sempre poi in fretta, così non mi vedete mai messi in piega, comunque vabbè, più o meno cosa preferite. Allora, partiamo da Zalando. Allora, da Zalando ho preso un po' di intimi a 19,99 due, cioè la coppia, quindi circa 9 euro l'uno, con 20 euro ho preso due body, sono fatti così, adesso li vedete un po' stropicciati perché li ho appena lavati, li ho raccolti adesso dallo stendino, sono una taglia S, sono con la spallina sottile, molto elasticizzati, e sotto hanno la brasiliana, si trova il perizoma e il brasiliano, sono belli attillati, hanno una scollatura bella profonda sia davanti che dietro, quindi li potete abbinare anche con una camicia scollata, con una maglia, insomma, e vestono molto bene, non segnano, anche se hanno una cucitura un po' grossa, ma non segnano assolutamente. Io ne ho preso uno bianco e uno nero, così, in modo da averne due
E sotto si chiudono, ve lo dico se vi interessa, perché alcuni hanno i gancini, alcuni hanno i bottoncini, nel mio caso hanno questi, vedete, bottoncini. Si chiudono bene senza problemi e non danno fastidio quando li indossate. E quindi questa è stata una cosa che mi serviva. Li ho comprati su Zalando perché ero passata da Intimissimi, ma volevano 18 euro l'uno. Insomma, per un capo underwear 18 euro, poi fosse stato un ricamato, delle cosine carine. Insomma, dai, una cosa così basica, 20 euro quasi. Io con 20 ne ho presi due, ho comprato qui. Poi ho preso un vestito, ecco il vestito anche qui non so ancora, amore odio, lo tengo perché non mi va di cambiarlo, ma non è esattamente come lo cercavo. È un vestito di maglina, il termine maglina mi aveva ingannato, in realtà è di microfibra, è di cotone, microfibra, non è neanche elasticizzato. L'ho pagato, costava 24,99 euro, l'ho pagato 18,74 euro. Vedete, è nero, è un modello taglia comoda, nel senso non è uno slim sfiancato, è morbido, comodo. La marca è Noisy Mai, vi dico proprio come è scritto. Aspettate che vi faccio vedere il cartellino, questo qui. La taglia è la S. Solo il colore nero, naturalmente. Allora, questo collettino appena in su, appena accennato, quindi non fastidioso. Poi ha le maniche, la cucitura che stacca la spalla dalla manica viene abbastanza giù e poi è tutto dritto, è a manica lunga, naturalmente. Poi è tutto dritto fino sotto e arriva circa sotto il ginocchio. L'unica cosa che non mi convince tanto di questo abito è il fatto che è largo, ma è largo già sotto l'ascella, nel senso stile un pochino pipistrello, nel senso che non è che vi fascia il seno, arriva stretto sotto l'ascella e va giù largo, no, è largo già da qui, diciamo, in giù. Quindi adesso lo volevo provare per vedere se era fattibile portarlo, perché l'avevo preso da mettere con la manica tenuta un po' su, tipo tre quarti, abbinargli un bel gioiello, collana gioiello così, e abbinarci anche una cintura che ho a casa stretta in vita di pelle, sapete, tipo fusciacca. Puoi mettere una calza o se portate d'inverno una calza un po' coprente con un biker, uno stivaletto biker, o se portate in primavera, insomma in estate anche la sera, insomma quando va messa il collant, anche con uno stivaletto primaverile e il calzino, insomma non lo so adesso è preciso. Comunque per 18,74 euro me lo aspettavo sinceramente non diverso come modello, perché c'era proprio scritto che era una taglia comoda, era un modello non attillato, ma me lo aspettavo un po' più grosso di tessuto, ecco, diciamo così. Poi ho preso degli stivaletti, scusate che prendo la scatola, tutto in direttissima, li sono messa qui in cucina perché mi serviva il tavolo per avere tutto a portata di mano, perché mi è arrivato uno scatolone enorme, tanto imballa benissimo. Questi qui dell'Anafield, allora Anafield tende a, come a calzare un po' grande, quindi se portate per esempio un 38, comprate un 38, vedrete che non avete problemi. Io ho portato il 38 e mezzo, ho preso un 39 perché io d'inverno uso calze abbastanza grosse e non volevo correre il rischio che poi mi facessero male, li preferisco un pochino più grandi. Poi questo modellino non fa il piede esagerato, quindi insomma, sono fattibili. Questi stivaletti allora sono neri, dei texani, dei biker, non so neanche come chiamarli. Sono tutti neri, lisci qui, hanno un pochino di tacchetto, hanno questa fibbia che cinge la caviglia. Qui sono belli morbidi, più bassi dietro, più alti davanti. Hanno già la forma, vedete, quando camminate questo è morbido, non dà assolutamente fastidio. E la taglia, come vi ho detto, è un 39. Io li ho provati, ve li faccio vedere anche da questa parte. Hanno, vedete, qualche decoro tipo serpente, diciamo, pitone, tipo pitonato. Io li ho provati e sono perfetti dal tacco fino alle dita dei piedi. Poi in fondo, essendo anche un modello tondo, ci rimane un po' di spazio, quindi perfetto per il calzino un pochino più grosso. Mi sarebbe piaciuto abbinarlo anche quel vestito lì, ma adesso devo vedere un po' come di trovare qualcosa che me lo possa un po'
Vuoi per dire, l'abitino nero è un abito che ti salva in tutte le situazioni, però allo stesso tempo è anche un po' scontato, no? Quindi volevo qualcosa che lo rallegrasse un po'. Comunque, vabbè, questi sono super contenta. Poi ho preso anche un maglioncino. Allora, queste tre cose mi sono arrivate da Zalando. Il maglioncino è sempre Zalando, ma essendo un brand che spedisce a parte. Bestseller, perché ci sono anche i negozi in giro, anche nella mia città c'è bestseller. Mi è arrivato questa sporta, proprio la sportina così con il corriere. Se mi ricordo bene, Zalando mi è arrivato con UPS e bestseller arriva con DHL. Ve lo dico in caso vi dovesse interessasse per qualche motivo. Scusate un attimo, vabbè, qua all'interno c'è la solita fattura, c'è il solito modulo di reso che se non vi dovesse piacere lo potete mandare indietro. Cade tutto, lo potete tranquillamente mandare indietro. Allora, questo mi piace un sacco. Sinceramente non l'ho ancora provato, ma ho già visto che mi va bene. Dopo vi dico anche come ho intenzione di abbinarlo. Allora, questo è un altro maglioncino nero, che fantasia, vero, con il nero. L'ho pagato 39,99 euro, non è costato poco secondo me per il maglioncino che è. Questo non era in sconto. Anche questo è nero, è tutto di maglina, vedete, a costine. Ha il collettino in su anche questo, ma non troppo alto, ha la manica lunga e poi è stile attillato. Adesso mi metto alla luce, spero che si vedano, le muovo un po'. E ha queste frappè sul petto, praticamente quando è indossato dovrebbe stare così, e queste frappettine. Questo è bello attillato e le frappe si fermano, vedete ragazze, un pochino prima, proprio dove c'è il fascione, perché l'ho visto abbinato sul sito a una gonna, cioè sul sito ha un paio di pantaloni tipo jeans neri. Tipo jeans nel senso pantalone non elegante, sportivo con le tasche tipo il jeans, ecco, e strappato. Ma io avrei intenzione di trovare sicuramente un abbinamento col pantalone, così lo sfrutto tutti i giorni, lo sfrutto di più. Vorrei trovare una gonna campana o una gonna palloncino in modo da mettere dentro questo maglioncino e lasciare la gonnellina fuori, e dopo con uno stivaletto, con un ankle boot. E una calza coprente diventa carino, anche elegantino. Qui vorrei abbinarci un bel paio di pantaloni, un bracciale, un po' gioiello, la collana no, perché già con queste rouge secondo me è già sufficiente. Questo è molto carino. Adesso, questi sono gli acquisti che vi ho fatto vedere, che ho fatto da Zalando. Se vi fa piacere, o in questo video, se lo metterò a breve questa roba, o quando pubblicherò questo video, oppure se non lo vedrete qui più avanti, ho intenzione di farvi vedere quando faccio altri video o mini video dove li indosso, oppure anche foto dell'outfit quando sono pronta per uscire, di come li ho abbinati. Magari faremo un video a parte con le foto degli abbinamenti, delle ultime cose che ho preso. Insomma, sto studiando di fare qualcosina così. Perché immediatamente non mi piace magari farvelo vedere indossato così, con il jeans che non ci sta a dire niente. Cioè preferisco nel tempo, ogni volta che esco e che mi preparo, non lo so, il sabato e la domenica esco, foto e poi faccio un video con tutti gli outfit del periodo. Ecco, se vi piace l'idea postatemela qua sotto, ditemi anche voi cosa ne pensate. Quindi, qui Zalando. Io con Zalando spreco due parole al volo, mi trovo benissimo, resi e spedizione sempre gratuiti, ho già reso cose. Perfetto, non ho dovuto aspettare 15 giorni canonici del reso, cioè per avere accredito sul conto. Sono stati velocissimi, serissimi. Si può online gestire il reso, non avete bisogno di telefonare, fate tutto sul sito, anche chiamare il corriere sul sito, non dovete, cioè, si fa in un lampo. Sia ordinare che rendere. Per quanto riguarda la gestione del sito, avete la possibilità di mettere nei preferiti le cose che vi piacciono di più. Iscrivetevi alla newsletter. Scusate, iscrivetevi alla newsletter in modo che ricevete sconti. Molto bello è anche il fatto che loro mettono il 15, il 10%, insomma, dei vari sconti su cose già in saldo. Quindi, iscrivendovi alla newsletter, vi mandano ulteriori sconti che potete spendere anche su cose già in saldo, il succo di quello. E poi molto carino, in base agli ordini che fate, vi mandano delle email con scritto.
Ti piace, a me arriva in mente tipo Annalisa, ti piace questo in base ai tuoi ultimi ordini, è arrivato, c'è questo in vendita, ti può piacere, oppure ti mandano l'email, guarda nella tua lista dei preferiti, queste cose sono andate in saldo, vuoi approfittarne ora, oppure molto carina è anche la cosa che dopo un po' che comprate, che loro sanno più o meno la vostra taglia, se fate un ulteriore ordine di una taglia che secondo loro non è quella che vestite di solito, vi danno la possibilità, vi avvisano e vi dicono: io hai ordinato tot, ti mando la M, ti mando la S perché la M ti starà grande. Insomma, questo sito è straordinario. Io compro e ricompro. Si fanno ci sono, adesso poi, ragazze, ci sono anche delle promozioni sugli stivaletti al 50%. Se vi iscrivete alla newsletter, secondo me, tenete più sott'occhio, diciamo, la situazione. Spero più o meno di avervi detto tutto. Sì, spero di sì. Se volete altre informazioni sul sito di Zalando, scrivetemela qua sotto. Sono molto contenta di darvi queste informazioni. E per quanto riguarda l'ultima cosa che volevo dire, per quanto riguarda la consegna, io ho ricevuto quasi subito, tipo ho ordinato venerdì, lunedì ho ricevuto il primo pacco. E il resto del pacco doveva arrivarmi entro il 28, ma mi è già arrivato ieri, che era il 25, quindi sono stati velocissimi, rispettano le spedizioni e vi comunicano già al momento dell'ordine, non dopo l'ordine, anche mentre lo state facendo, in quanti pacchi viene divisa la spedizione. Quindi, ragazze, questo è tutto. Scrivetemi qua sotto che cosa vi è piaciuto di più, che cosa non vi è piaciuto, come poter, se avete un'idea su come abbinare queste cose. Un super super bacio! E a presto con il video di OVS, ho fatto shopping anche là. Un bacio, ciao!